Attraversata la Persia, i Polo giunsero al porto di Hormuz, sul Golfo Persico, da dove partivano le navi dirette in India e dove, ci dice Marco, faceva talmente caldo d'estate che gli abitanti si trasferivano a vivere in oasi, in giardini al di fuori della città. Da qui passarono per le terre aride dell'Afghanistan meridionale e quelle montuose dell'Hindu Kush, fino a raggiungere le fertili pianure dell'antica Battriana, dove si trovavano meloni dolci come miele, montagne fatte di sale, miniere di lapislazzuli ed argento, e dove vi erano animali strani, come quella particolare specie di montone selvatico dalle grandi corna ricurve che oggi porta il nome del viaggiatore. Valicate le montagne del Pamir, i Polo percorsero la rotta carovaniera che costeggiava a sud i deserti del Taklamakan e dei Gobi, superati i quali giunsero nelle regioni cinesi controllate direttamente da Kublai Khan. Alla fine giunsero alla loro meta, Kemenfu, l'attuale Xanadu, dove risiedeva la corte estiva del Gran Khan.